prossimo anno. I lavoratori di questa azienda non votano, allora, però io voglio ritornare. Presidente, vabbè, allora vogliamo cambiare. Presidente, mi date la possibilità? No, perché io voglio parlare, se permette. Parlate solo voi, io me ne posso pure andare. Tu mi stai interrompendo, Vasile, non si ragiona così, fai sempre così. È sceso il commissario e io volevo chiedere una cosa a lei e al commissario. A lei e al commissario, perché sembra che mentre il commissario non c'era, la colpa era del commissario, no? Allora ora ci state tutti e due, ci sta pure la direzione della salute. Allora vi cominciamo a chiedere, avete fatto una, l'azienda ha fatto un avviso per 22 infermieri, ci fa ridere perché ne mancano 200, vabbè un numero, sto dando un numero, fatto il 14 di agosto, è stata data in gestione l'espletamento della graduatoria solamente la settimana scorsa ad un'agenzia esterna, perché il personale amministrativo è carente, e costa 32.000 euro. Alle altre figure professionali addirittura ancora non si fanno le graduatorie. Quindi come le possiamo assumere queste unità? E vi voglio dire, le partite IVA che noi avevamo assunto nella regione Molise hanno lasciato l'incarico nella regione Molise e hanno risposto ad incarichi di 36 mesi in Emilia-Romagna. Tanto per fare un esempio. E questo l'hanno fatto i medici, l'hanno fatto gli infermieri e noi continueremo a pregare la gente di rimanere in questa regione. Ma se l'azienda sanitaria fa un incarico per 7 giorni per ostetrica, ma chi ostetrica risponde a un avviso di questo tipo? Confronto senza esclusioni di colpi all'esterno di Palazzo Vitale in via Genova a Campobasso. I toni sono stati vibranti, non sono più sopportabili le carenze di medici, infermieri, operatori e ambulanze del 118. Il sistema sanitario del Molise sta collassando e chi può sceglie di andare a lavorare in ospedali di altre regioni. Perché se i lavoratori, e poi mi taccio, sono stati obbligati dall'inizio della pandemia a fare 12 ore di servizio al giorno. Sfido chiunque, operatore sanitario, a lavorare 12 ore al giorno. Io sfido chiunque. Io sì che ho 60 anni, sì che sono pure atletico per certi aspetti. Non ce la farei, non ce la faccio. Il governatore Toma ha ribadito l'impossibilità da parte della politica di entrare nella contrattazione. Per il commissario ad acta Giustini, la diffusione del coronavirus ha accentuato notevolmente le difficoltà del sistema sanitario molisano. L'unica cosa che posso fare io è raccogliere le esigenze e tramutarle in esigenze politiche. Questo lo posso fare e lo voglio fare. Ma se a me chiedete una contrattazione nella quale io non posso entrare, dovete parlare col commissario, non con me. Voglio ricordare, ma non per mettere il dito sulla piaga cronica, no, degli anni passati. Ricordo, ma non vuole essere una scusa, è un corollario a quello che voi state rappresentando, ricordo che è una regione commissariata da ben 13 anni, il che significa il commissariamento, e andiamo al dunque, proprio sul blocco del turnover, che per 13 lunghi anni ha generato una situazione che è sotto gli occhi di tutti. 13 anni di chi va in pensione, di chi va altrove, di chi purtroppo la vita è fatta, si può anche morire. Non c'è stata, ascoltate, non c'è stata. Questa è la premessa da corollare alle vostre, poi veniamo al dunque. Allora, tutto questo ha generato negli anni tanti un vuoto spaventosissimo dove, non voglio ripetere, il personale non è stato possibile rigenerarlo per le ovvie ragioni. Punto. Chiaro? Nel momento, e grazie al decreto Calabria, è stato possibile, e quindi parliamo di luglio 2019, giusto? È stato possibile sbloccare, grazie a questo Calabria, limitatamente al turnover, al blocco del turnover, queste situazioni che voi state rappresentando. Vi assicuriamo tutti che stiamo facendo l'impossibile, perché poi c'è pure la questione vocazione, la carenza di questo personale, sia medico che non medico, tecnico, paramedico, OSSE, addetti, no, di altre mansioni, quindi si sta facendo veramente l'impossibile. Ora, conciliare queste cose aggravate dal Covid, signori miei, sfido chiunque se avete la bacchetta magica, ok? Punto, non ho altro da rispondere. Presidente, vi dico che sulla mia scrivania è presente una proroga, adesso al di là partite IVA o nonne, alla quale ho già firmato, perché è ovvio, un cretino non capirebbe questo, ma non potete pensare di risolverli non lo so come. I sindacalisti hanno chiesto un impegno rapido per assumere personale e garantire loro i bonus economici attesi dalla prima ondata della pandemia.
In conclusione, Giustini ha chiesto alla parte sindacale di rivedersi prima della fine dell'anno per porre in essere le necessarie risposte ai sanitari e ai degenti nei reparti ospedalieri. È sacrosanto tutto quello che è stato detto e nessuno lo vuole negare, sia chiaro. Buon senso vuole però e cerchiamo di venirci reciprocamente, perché siamo in guerra, l'abbiamo detto prima, di riunirci. Mi date la disponibilità con tutti gli attori presenti, no, della controparte per l'inizio della settimana prossima. Può andar bene?